Dopo 6 giornate finisce l'astinenza del città di Monterotondo. Serviva una scossa per iniziare a carburare e scossa è arrivata contro il Civitavecchia. Sgarri c'entra il primo successo stagionale, piegando con un lampo di Cavallaro la compagine nerazzurra di mister Castagnari e smuovendo così una classifica che assenza 3 punti avrebbe iniziato ad assumere aspetti troppo inquietanti. Gara lenta in avvio, con il primo brivido che arriva solamente al quarto d'ora. Sabatelli pesca il taglio di Trovarelli, che cerca il diagonale, ma non trova di un soffio la porta. Al 20° la chance capita invece a Prosperi, che entra in area di rigore, ma trova l'uscita bassa di Paracucchi a sbagliare la strada. Il terzo tentativo neretino è quello giusto. Il calcio d'angolo dalla sinistra spiove preciso dalle parti di Cavallaro, che trova la deviazione di testa e riesce a battere Paracucchi per il vantaggio amaranto celeste. Il Civitavecchia cerca di scuotersi in chiusura della prima frazione, quando Iezzi mette al centro un pallone buono per Giuffida, che finisce in terra nel contrasto con Cavallaro e chiede il penalty, senza che però il signor Dorangelo gli dia ascolto. Ripresa che inizia subito con un episodio dubbio. È il quarto quando il traversone di Iezzi attraversa tutta l'area di rigore e finisce in porta. Sembrerebbe gol, ma si alza la bandierina del signor Di Castro, che smorza l'esultanza nerazzurra, rilevando un tocco deciso di Romagnoli in posizione di offside. Altre proteste Civitavecchiese al 18° quando Romagnoli finisce in terra in area di rigore. L'attaccante chiede il penalty. Notarangelo fa continuare. Il città di Monterotondo torna a pungere al 35° con De Gasperis, che si avventa su una respinta corta della difesa di Castagnare, ma Paracucchi risponde presente ed evita il raddoppio. Ultimo brivido nel finale, ma Paracucchi con i pugni allontana una punizione insidiosa di Petrocchi. Finisce dunque senza altre reti, vincono gli eredini, che riescono sia a sbloccarsi e centrare la prima vittoria. Ora per Stefano Sgarri e i suoi ragazzi, il campionato inizia ad assumere tutta un'altra ottica.